Eccoci qua, bentornati signori amici della Pro Italian Gaming, bentornati in una nuova diretta live con la Vernizzi Saga infinita, una Vernizzi Saga infinita, perché adesso siamo nel 2260 e stiamo colonizzando lo spazio e lo stiamo facendo con una sanissima dose di arroganza. Buonasera a tutti quanti e con me questa sera abbiamo il Gran Consiglio con una grande defezione. Che fra poco ve ne accorgerete subito la defezione di questa sera qual è, ma intanto passiamo ai doverosi saluti di rito. Signor Flack, buonasera. Buonasera. Buonasera Signor Attila, buonasera. E a tutti. signor Backfield, buonasera. Buonasera, mi scuso per la mia precedente assenza, ma ero a organizzare una fiera, la fiera del Modena Ned, che è andato molto bene, quindi adesso sono di nuovo qua. Molto bene. Senza voce. Come avete potuto sentire e constatare, vedere, nessuno mi ha interrotto durante l'apertura della diretta e quindi vuol dire che la mancanza di questa sera è quel gran ciarlatano di Vernizzi. Oggi siamo zoppi. Oggi siamo zoppi del dottor Vernizzi, forse ci raggiungerà più tardi in vocale, perché purtroppo anche il dottor Vernizzi lavora, deve fatturare e portare la pagnotta a casa e quindi per motivi di lavoro è in giro per l'Italia a non si sa fare ben cosa. Lolang, buonasera intanto. Ma Allora, signori, innanzitutto, buonasera. prima che dopo vengo frustato 8 volte come l'ultima volta, l'audio com'è? In Buono questa condizione. l'audio? Chiediamo al popolo com'è l'audio. Perché dopo anche altrimenti mi manda i fustigatori Beh, dietro. giustamente. Buonasera Mattia, Grande, grande. grande veto su Vernizzi. Claudio, chi dà il veto su Vernizzi non so se fidarmi, onestamente, signor Veto, mi scusi. Ma è veto a favore o contro Vernizzi? Questo voglio Beh, capire. no, è tutta una sua filosofia. Poi veto su Vernizzi, cioè non c'è né favore né contro. Per me Cioè. il veto su Proprio Vernizzi è un diretto. po' come Beck, c'è cioè un nome un po', capito, che è sempre comodo, perché può sempre vetare contro e vetare a favore, un po' moderato, signor Veto, su Vernizzi. Attenzione, C'è già una domanda per Flack. partono subito le domande per Flack. Signor Lolang, Vada. tutto suo, mi dica. Intanto che il signor Lolang fa la domanda, noi qua abbiamo una questione. Nei sistemi di Kandauri, Ijuiria e Birana, che ci sono delle meduse abbastanza violente e dovremmo mandarci qualche cazzo di qualcuno. Queste brutte bestie, si dice, sì. Signor Lolang chiede che cosa ha combinato in Egitto, signor Flack. Ha Le sue visto? gesta egiziane arrivano fino qui. Signori, è lenta la situazione, però per un impero millenario come quello dell'Egitto ci vuole il suo tempo, ci sta. T Ha fatto il suo. Era prima Torneremo un alla grandissimo grandezza. regno, sì. Adesso. È un bell'Egitto, possiamo dirlo che è un bell'Egitto? È un bell'Egitto. Sì, dai. È un bell'Egitto. Bravo. Allora, signori, Egitto a parte, nipoti di Mubarak a parte, noi qua abbiamo delle questioni da risolvere. Intanto, il patto su Tarian ci sta sul cazzo. È questo. Sì, e sta prendendo schiaffi dai Turian in questo Sta prendendo momento. schiaffi dai Turian, quindi noi lasciamo che li prendano schiaffi, poi direi di prenderli a schiaffi noi, perché non vedo per il motivo per il quale noi dovremmo prenderli a schiaffi dopo questi altri. Secondo poi abbiamo questione meduse del cazzo, Che io e metterei come abbiamo, primaria, tra l'altro. mettiamola come Visto che primaria, va sono bene, anche qua. perché qua c'è un pianeta Gaia che gradirei colonizzare. Anche perché dobbiamo dare nomi a pianeti, qua ci sta il popolo che chiede a gran voce di avere pianeti nominati. Ma soprattutto noi abbiamo i mafiosi dello spazio che continuano a chiederci il pizzo. Detti Sì. cavalieri del vuoto. Detti cavalieri del vuoto. A quelli pure a un certo punto dovremmo sistemarli perché mi sono anche un po' rotto il cazzo di pagare il pizzo a questi cani. Ma Signor Sparo. è un problema. Veramente, adesso devo continuare a fare cose eclatanti per togliermi questa nomea che mi è stata ingiustamente data. Criminale. Di guerra E pure. niente, sì, mi devo dare ai crimini di guerra. Tutto merito del signor Sparov. Giustamente, serve più flotta. Signor Flack, serve più flotta. Anche un po' più cane serve,
Signori, qua la flotta era in mano all'ingegner, dottor, ammiraglio, eccetera, eccetera, a Vernizzi. Gramfield e Put. Visto che è assente, io mi permetto di dargli la colpa. Sì, tra l'altro nei commenti di YouTube, perché ricordiamo che la saga viene pubblicata anche in mini puntate, cioè la diretta live che facciamo il venerdì sera viene pubblicata anche in mini puntate da mezz'ora sul nostro canale YouTube, ci sono arrivati ottimi suggerimenti per un assetto da guerra delle nostre navi importanti. Ma bando alle ciance, io direi di far partire il tempo, sperando che il nuovo aggiornamento abbia portato più stabilità. Parte. E si parte. Eccola, subito in comment. Stabilisce un'ambasciata. Attenzione, il cartello Camp Plan. Vogliono stabilire una. È una miseria. Subito? Partiti così? A dire vero, no, era perché avevo lasciato così. È andata proprio diretto contro questi. Vabbè, aspetti, asfaltati i primi. Gli altri non si sono ancora mossi. Gli altri sono un po' troppo vicini, secondo me. Vabbè, aspettiamo. Guardi, le conviene questi e questi, che sono più deboli. Sì, ma aspettiamo che sto creando una nuova flotta, ci serve più supporto. Ma la sta mandando la nuova flotta? La sto costruendo. Certo, signor Sparrow, sempre con affetto. Io dovrò fare dei crimini di guerra e trucidare e distruggere pianeti, ma è sempre con affetto. Se lo ricordi, quando si troverà milioni di vittime sulla coscienza, signor Sparrow. Se lo ricordi. Ah, tra l'altro noi abbiamo anche il problema che ci sta un pianeta che sta per entrare nell'epoca spaziale, delle scoperte spaziali. E lì bisogna... Sono questi qua di Zirk. Al quale noi non possiamo rivelarci. Perché non possiamo rivelarci in questo momento? Abbiamo delle politiche che ce lo vietano. Attenzione. Eccellente. Tassargoid. È un predatore estremamente letale che di notte infesta le fitte giungle di cianciulli. Madonna. Paralizza le sue prede con scosse elettriche prima di succhiarne il cervello attraverso una robusta bocca a sifone. La rocca di quella troia. Purtroppo tre dei membri dell'equipaggio della Miss Dio di Dio sono stati uccisi prima che l'esemplare fosse messo in sicurezza. Il museo di esobiologia di Terra varierà il nome di una delle sue nuove sezioni per onorare la memoria di questi intrepidi esploratori. Va bene. Allora, si recuperate tutto. Io volevo vedere un attimino le politiche, quindi, se me lo permettete. Un accordo che ci offrono la teocrazia Anar, che è il subject del regime Turian, quello di sotto noi alleato, tra l'altro, che ci offre. Uh-huh. Loro loro prendono il doppio di quello che riceviamo, però di tecnologia siamo pari. Construction complete. Loro prendono il doppio di quello che noi riceviamo? No, 7 di uno sociale, mi pare, 2 di scienza, come cazzo si chiamano queste cose qua? Dov'è? Allora, di fisica prendono 3 volte il nostro, di sociologia ne prendono il doppio, di ingegneria prendiamo uguale. Insomma. Ma... Però... Vediamoci, intanto questi sono pacifici. Però sono vassalli, dopo loro condividono magari con quell'altro sotto. Però ci converrebbe... questo bonus qui. Se vuole accettare, accetti. Tanto non... accetto, io mi prendo la responsabilità. In progress. Tanto ho mandato la flotta ad attaccare le unità quelle più deboli. Esatto. Bomber, sì. Che cazzo, trasmissione. Attenzione. Vietato da pestare le aiuole. Entità in visita. Benvenuti su Wankworth. Che questa visita sia la vostra prima o la centesima, siamo lieti di agevolare la vostra visita ai giardini. Ma che cazzo state? Per conto dei ed in conformità con la direttiva WAP, vi chiedo di astenervi dall'accesso nel bioma di pianeti denominato Wankworth Artem. Il mancato rispetto delle nostre linee guida ridurrà la probabilità di sopravvivenza di tutti gli interessati. Bene, signor Flack. Come possiamo aiutare così a vietato calpestare, ok, va bene. Tanto la nostra flotta è una ricerca disponibile. Sì, ma tra i volanti qua. Sì, ma dov'è che non possiamo? Dov'è che non possiamo? Qual è questo fantomatico? Appena potremo faremo le portaerei. Sì.
E sarebbe un vero smacco fare le portaerei senza vernici, Ma infatti, intanto facciamo i cacciatorpedinieri. E innanzitutto, come c'era stato su... aspetta, abbiamo una nuova ricerca. Possiamo mettere i post bruciatori, che è solo perché hanno un bel nome. Questa è la nuova strategia. Allora, e la gestione navale che ci è stato suggerito sul nostro su YouTube da Rosalba Fuda, di mettere, di cambiare l'arsenale in armi a energia, in particolare armi laser e particellari, perché ci sono dei bonus sulle armi più precise, in particolare appunto tipo i Chrysler, metterci queste tipologie di armi li renderebbe OP, e quindi anche per difendere la flotta dai missili usate, potete usare i destroyer come defense point, quindi con il laser. Quindi proviamo a fare queste nuove bestie. Spaceport under attack. Oh, com'è Spaceport under attack? Non si permette. La nascita della pirateria spaziale, signori. L'intelligence della Marina ha riportato diversi attacchi a navi civili nel nostro spazio, signori. Abbiamo la pirateria. Oddio mio. Fermi tutti, signor Flack, apra il pannello. Madonna mia. Qual è il pannello, madonna sua, scusi? È questo, il pannello che stiamo parlando con una col burchini. Conosci il velo, conoscitori il velo. Ah, un visitatore, benvenuto. Noi siamo l'enclave, conoscitori il velo. Sexy. All'interno di questo scala, ringrazio, trasportato dal vuoto, la nostra congrega comunica con forze incomprensibili la maggior parte delle menti mortali. Contempliamo i segreti più reconditi, celati nei sogni, serbatoi di potenziale inesplorato, di ingranaggi invisibili che guidano intere civiltà. Il velo rivela molto a coloro che sono disposti ad ascoltare. In questo momento vi ascoltiamo, diteci cosa vi porta da noi. Che cazzo, io non sono venuto da voi, però comunque vogliamo chiedergli quale sarà il nostro destino. Sarebbe disposto a inviarci un leader dal suo gruppo o a rivederci? Mandaci un leader. Cosa c'hanno di buono sti leader, tra l'altro? Io che cazzo ne so. È un pizzaiolo. Siamo 6 su 6 di leader, Poi superiamo la capacità. Ma no, dobbiamo applicare. Questi qua sono quelli proprio, come dire, attivi. Attenzione, ci dicono attenzione a questi. Attenzione a questi. Diciamo una rivederla. Sono cattivelli? Amici, poi si fottono la bici, è così. Che... Sì. C'è un occhio di Sauron qua, tra l'altro. È qua dietro. Sì, giustamente il signor Caracotton Cool ci dice. Infatti non è. Vabbè, facciamo un arrivederci, poi casomai possiamo parlare dopo. Io chiederei qual è il nostro destino, in realtà. Ormai ho cliccato a rivederla. Vabbè, ma che mi sclicchi così. No, siete troppo lenti. Intanto mando gli incrociatori a picchiare questa flotta. Livello aumentato del governatore. Come se invece vuoi diventare commerciante o architetto? Del governatore? Ma facciamo architetto, dai. Facciamo architetto. Nuova tradizione da applicare. Yes. Possiamo andare su operazioni amministrative o modelli costruttivi standard. Costo di costruzione di edifici distretto ridotto del 10, velocità di costruzione aumentata del 25. Questo mi sembra meglio. Alto mantenimento meno 10, Vabbè, ma non siamo in. Se costa di più mantenere o costruire. Ma è meglio costruire più veloce. Dopo tanto li puoi fare tutti e due, però intanto. Sì, tanto a parte dobbiamo farli tutti, Un bonus più alto. Costruiamole. Costruire veloce. Ok, signori, comunque i robottoni prima hanno avuto da ridire di non calpestare le aiuole, perché noi abbiamo appena colonizzato il pianeta che non so perché è stato rinominato San Cianciullai, adesso lo rinomineremo, che è nel Wentworth e ha i giardini di Wentworth e custodi di Wentworth. È un po' complesso qua la situazione. A Stella di Barnard ci sono dei nemici, dei fotostili. Allora, sono i pirati. Attenzione. Vicino alla Terra, armata fantasma. Sì. No, la Stella di Barnard, ragazzi, quello è il paradiso della settimana bianca. Qualcuno intervenga. Al momento sono fermi. Sono 630 di potenza. Al momento sono fermi, vicino a Nausa.
No, sono fermi perché siamo in pausa, signore. Sì, sì, sono fermi in pausa. La flotta più vicina alla 518 rischierebbe di prenderle. Mi stanno attaccando sti pezzi di fango, eh? Cosa ci attaccano, mi dica? La stella di Bernardo? La stella di Bernardo? Lo so, ma sono in culoni al mondo le truppe qua. Adesso andiamo a riprenderci ciò che è nostro, è in costruzione la flotta, portate pazienza. E mica qui a costruire, vedi, in costruzione. Ci hanno insultato, no, una rivalità. Oddio. Attenzione. Un disastro. Il disastro incombe su Zirk 4. Madonna, la tecnologia recuperata dalla nostra navetta battuta su Zirk 4 rappresenta una minaccia per tutta la vita sul pianeta. Senza la nostra comprensione scientifica potrebbero facilmente usarla per distruggersi. Se non interveniamo sarà un disastro. E la madonna. Vabbè, interveniamo, che vuoi fare? Vai, attivate la distruzione della navetta, vai. Siamo un dio buono. Siamo stati imprudenti. Conducendo operazioni nel sistema. E chi cazzo sono questi? Società Saliban. Credo sono loro. Quelli nello spazio. Loro. Esatto, eccomi qua. Abbiamo aspettato così a lungo il vostro contatto che abbiamo deciso di fare la prima mossa. Cosa succederà ora? Che ti rompo il culo. Ecco cosa succede. Amici. Saluti, amici. Vedi che bonus c'hanno, giusto per capire. Allora, come sono fatte queste persone? Vediamo come sono fatte queste persone. Popolazione. Vediamo. Sono degli aviari, docili, tradizionalisti, risparmiatori, non adattabili, preferenza pianeta arido. Potremmo utilizzarli per colonizzare pianeti aridi. Insegna questa civiltà. Sì, lo sparo. In realtà siamo messi bene a stazione di difesa sui confini, perché a sud abbiamo il buco nero. Qua siamo protetti, ma questi al momento le nostre stazioni qua su Romox siamo protetti. Diciamo tutti i nodi sono abbastanza coperti. Sì, sì. Allora, volete che faccia un collegamento attivo di informazioni sulla mappa con quelli sotto di noi, il regime Turian? Così mentre loro esplorano vediamo anche noi cosa fanno. Però anche viceversa. Allora, i Turian al momento sono tipo amichevoli con noi. Appunto, quindi se loro vedono cosa ne scopriamo anche. Sì, sì, vabbè. Fai farlo. Considereranno. Attenzione, stato fine della federazione. Facciamo questa ambasciata. L'unica cosa che c'è da capire, questi qua di Zirk 4... offri una guida sociale, insegna questa civiltà per il nostro modo di pensare, convertendo lentamente nel tempo la loro popolazione nella nostra etica governativa. Non hanno voluto. Non vogliono. Il regime Turian. Ah no, sì, mi sento da bene. Vabbè, è perché dobbiamo migliorare, credo, le relazioni. Non abbiamo... quindi accettiamo. Noi stiamo migliorando le relazioni con... sistemi da Bax associati. Che cazzo sono? Ah, con questi qua. Perché stiamo migliorando le relazioni con questi scappati, questi cazzo di insetti? Prima o poi ci saranno in crisi. Questi qua sotto io per avere le informazioni. Va bene. Questo c'è ostile, sto stronzo. Regime Turian. Regime Turian, io migliore le relazioni, che sennò questo è un po' ampio, ci fa il culo. Eh sì, loro sono già belli. È già il nostro alleato, comunque. Allora, l'altro, il patto Sutarian, allora. Sì, quelli sono nemici. Già abbiamo preso un po' di territori. Signor Attila, siamo in negativo di entrate mensilia. Beni di consumo in negativo, signori. Sì, sì. Vabbè, non ti preoccupare. Ci abbiamo un botto di riserva. Ah, se c'è da costruire più che altro. No, lo facciamo mo nello spazio che si è creato adesso. Siamo a lentissimo, signor Attila, se volevo commentare. Thank you.
Io credo che colonizzando San Cianciullai faremo incazzare i robottoni. Lo scopriremo solo colonizzandolo. I CRI robotizzati sono un grande progetto di questa giunta. Le meccaniche sono nemmeno in... È una promessa che abbiamo fatto al popolo, i CRI robotizzati. Ok. Spaceborne life form encountered. Attenzione. Ah, accettato. Regime Turiam ha accettato il collegamento attivo. Sì, gli ho chiesto anche un favore, ci fa anche un favore in futuro. Ah, hai capito che è diplomatico. Fine. Bravissimo. Allora, visto che facciamo il laser, continuiamo con il laser. Allora, lei, visto che mi ha liberato questo sistema, io lo vengo... Me lo vengo subito a ispezionare. Adesso ci dobbiamo riprendere anche la stella di Barnard, che ci hanno rubato i pirati. Sì. Ah, madonna mia, io dove cazzo vado in vacanza? Adesso risolveremo. Rifugiati Eruxio. Diverse navi da carica contenenti alcuni rifugiati Eruxio hanno attraversato il nostro spazio. Sembra che questi esuli siano stati cacciati dalle decrepite stazioni spaziali che un tempo chiamavano casa durante qualche sorta di rituale, il tutto in nome del controllo demografico. È stato permesso loro di insediarvi su San Cianciullai. Ma chi cazzo ve l'ha permesso? San Cianciullai. Inquietante. Forse perché abbiamo avuto lì lo scambio, lì forse qualche accordo. Seguito un lungo periodo di supporto verso una determinata fazione, Alleanza di Yafta è infine unita ad essa, adottando i suoi valori e le politiche chiave. Come risultato dell'annessione di questa fazione di governo, l'impero è diventato spiritualista. Grazie, Sparo. Il popolo vuole i CRI meccanizzati, comunque. È certo che vogliono i CRI meccanizzati, tutti vogliono i CRI meccanizzati. Allora, signori, lo abbiamo promesso, San Cianciullai diventa il pianeta duchessa. Perfetto. Wow, che laserate. Veramente. E anche il sistema diventa duchessa. Ok, sono stati spazzati via. Se bisogna ricostruire sulla stella di Barnard. Yes. Bisogna ricostruire la serie bene, ci pensa lei, signor Attila? Sì, appena finiscono di costruire, allora, vanno subito. Domanda, verso dove volete spingere a espandervi? No, espandervi, adesso dobbiamo picchiare il patto su Tarian, perché dobbiamo espanderci giù a sud. Okay, al momento. Allora, una questione con questo. Ok, signori, abbiamo appena colonizzato il pianeta Duchessa, eh? È il pianeta Gaia. Bene. Ci sono allora disoccupati, quindi costruiamo. Sì, ecco, qua sono tranquilli. Ieruxo. Ok, Ieruxo adesso fanno parte della specie del nostro pianeta. Se va su specie, signor Flack, li possiamo vedere. Al momento il nostro impero abbiamo Eruxo, Mediterranei, Robot e Vunokon. Nasce dal mercato galattico. Ostia. È nato il mercato galattico. Ah, ci sono un po' di cose da supportare, signor Backfield, se le smazzi lei. I Vissaran ci hanno aperto i confini. Ok, buon per loro, ma noi ce li abbiamo già aperti, di base. Senato in pausa, il Senato è attualmente in pausa. Sostenitore, di che? Là sulla sinistra ci sono le mozioni, deve vedere se vogliamo approvarle o no. Questo c'è agevolazioni normative. Peso diplomatico dell'economia più 20, produzione di risorse lavorative più 250. Ci supportiamo. System survey complete. Canali di ricerca cooperativi. Perfetto, signore, abbiamo un nuovo pianeta Gaia, eh? Io direi che lo andiamo a... Razziatori. Sistema di gestione di controllo. Infestazione organica rivelata. La vostra diffusione galattica non può essere permessa. Come colleghi esploratori spaziali vi salutiamo. La vostra razza non minaccia il nostro sovrano. Servite l'imperatore, che lo vogliate o meno. Effettivamente questa è più corretta. Vada. Non l'hanno preso bene, mi sa.
No, non l'hanno preso bene. Custodi, ma va a cagare. Atto di conservazione delle tianchi. Disinfestazione tianchi. Grazie loro. Allora, la flotta. Signor Attila, poi quando vuole può venire a costruire qua un avamposto, così ci colonizziamo il nuovo pianeta, eh? Sì. Dov'è che devo supportare? Dov'è che la finestra per supportare le cose? In alto a destra c'è quell'icona con in Ah, azzurro. eccolo, non lo trovavo più. Non botto, non gioco stellare. Ok. Allora. Ok, noi abbiamo te che non stai facendo un ghezzo. Abbiamo distrutto altre flotte ostili? No. No, no. C'è anche questa che puoi buttare giù in un flak. Molto deboli sono. Ma adesso c'ho il numero, per fare tutto il giro. Ah, ti fai tutti? Ok. Sì, parto qua da Sheptum, riparo e poi vado avanti. Dopo l'ultima Bene. virana, tanto. Intrigante. Ah, questa è anche colonizzabile, questa terra. Sheptum, sì. Cosa? Lussureggiante. Ah, dà un Lussureggiante. botto di cibo questa. Questo è proprio agricola, questo Eh pianeta. sì, qua ce ne diventerà il granaio dell'impero. Già stai costruendo la colonia, nave colonia. Eh no, perché mi deve costruire un spazioporto, se no non Ah, allora possiamo colonizzare. aspetti che arrivi il suo turno. Io aspetto. Ma sta guerra con questi qua no, ancora non Li stanno a finisce. conquistare tutti, cioè ci hanno conquistato tutti i punti strategici. Io spero che non lo vassallizzi. Speriamo di no, perché se no. Dobbiamo guardare È altrove. grosso, sud è un problema, eh. Siamo alleati con un problema. Se no dobbiamo vedere qua il No, il cartello, dobbiamo attaccare il cartello, dobbiamo espanderci da quella direzione, secondo Sì, me. il Anche il cartello è molto cartello. piccolo. Ma ho fatto Sì. parte di un'aggressione, me lo dicevate. Vabbè, Infatti ho detto, non volete vabbè. espandervi. Tranquillo, tranquillo. Difendiamo. Comunque il patto sudariano sta venendo picchiato dal regime, Eh sì, ma eh? comunque Research guardateci. complete. Invia un appello. Attenzione, abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio che la galassia è piena di vita. Oltre alle specie e alle nazioni dominanti, ce ne sono molte altre che attraversano le stelle. Di tanto in tanto possono sorgere individui eccezionali in grado di scuotere le fondamenta del potere galattico. Se riusciamo a imbrigliare le loro ambizioni, questi rinomati leader potrebbero essere disposti a unirsi alla nostra causa. Molto, molto bene. Da picchiare, volendo, qua c'è Alterazione genetica. anche il sistema Dabbax e associati. Scendiamo in guerra, invadiamo Kandawari o Kandauri, come si preferisce. Andauri, dove cazzo è? Ecco dove c'è la flotta, forse principale. Agli Facciamo alieni. ricerca, Ah, gli alieni, ok. sblocchiamo questo, la Chi è che ci trattiamo. ha insultato? Ah no, rivalità. Vabbè, qua si dichiarano rivalità. Siamo a lenta, signor Atria, se vuole dare un Sì. piccolo. A volte lo butto a Research lento perché sennò poi complete. escono 400.000 Eh cose. sì. È No, fa tosta. bene. Warlang, schiavizziamo qualcuno. Al momento abbiamo accettato nel nostro impero i Vun Okon e gli Eruxo. Gli Eruxo è uno Hostile fleet solo. engaged. I Vun Okon sono tre. Tre pop. Inizia la battaglia. Inizia la Laser battaglia. attack. La frontiera politica. Sia le fazioni consolidate che i movimenti nascenti hanno mostrato un interesse insolitante vivo nella nostra nuova colonia Hostile sudduchessa. fleet Dal momento engaged. in cui abbiamo annunciato l'insediamento su questo modesto pianeta, quasi tutte le voci politiche del Mediterraneo hanno avuto qualcosa da ridire. I nostri analisti non sospettano che qualcosa di veramente radicale stia prendendo piede sudduchessa, ma consigliamo una certa cautela. È chiaro che le nostre varie entità politiche intendano fare una campagna elettorale attiva su questo pianeta in espansione. Teniamo d'occhio gli attivisti. Signor Flack, lei ne sa qualcosa? Si preoccupi, intanto è partita la Blitzkrieg qui, la Blitzkrieg spaziale è Decrittazione. partita. Signore, la nostra imperatrice ha un nuovo tratto. Queste sono Trattate toste, questa l'imperatrice. sarà la Hostile battaglia fleet stellare engaged. definitiva. Il Senato sta in sessione, Dobbiamo lo rifare la flotta, quindi concentrato il fuoco, niente, si ritirano. Questa è stata una sconfitta. Niente, dobbiamo rifare la flotta. l'hanno annientata? No, lei è annientato, scemo, come si permette? Ah, ecco.